Bene ragazzi, cominciamo ad entrare nel mondo dei limiti. Questo infatti è il primo video della playlist dei limiti e ovviamente voi dovete avere idea almeno della struttura di cosa sia un insieme. Un insieme è semplicemente un insieme di numeri che, diciamo, nella totalità praticamente dei casi apparterà all'insieme R. Quindi non spaventiamoci quando io, come insieme, ad esempio, vi scriva un intervallo fatto così. Cerchiamo subito di capirci sulla notazione, perché questo è un insieme di numeri che appartengono all'insieme più grande che conosciamo, che è l'insieme R dei numeri reali. Quindi ad esempio qui c'è anche dentro pi greco, perché poi magari uno pensa che ci sia solo dentro il 3 ed il 4. E la notazione è fatta così. Se c'è la tonda, ad esempio qui, significa che 2 non appartiene a questo insieme, questo magari lo chiamiamo insieme A, mentre se c'è la quadra, ci appartiene. Ci sono dei libri, dei prof, che per quanto, diciamo, al posto di usare la tonda, usano una quadra aperta per usare, al posto di usare la tonda, ma secondo me è abbastanza pericoloso, perché poi si fa fatica a capire, quindi noi lo dico perché sta studiando e magari utilizza la quadra aperta. Beh, se invece c'è la quadra chiusa, significa che 4 appartiene a questo insieme. Ovviamente questa è, diciamo, una rappresentazione ad intervallo. Ci sono altri due modi per rappresentare un insieme. C'è, diciamo, quella grafica, che è veramente molto semplice. Questo insieme semplicemente potrei rappresentarlo così. La tonda è un pallino vuoto, quindi qui ci scrivo 2, e la quadra è un pallino pieno. Quindi io utilizzerò molte volte, ragazzi, la notazione pallino vuoto, pallino pieno, perché esprime bene cosa vogliamo fare. Quindi questa è la rappresentazione grafica. Mentre la rappresentazione algebrica, anche lei è molto facile ed intuitiva, perché è x, attenzione, compreso tra il 2 e il 4, con l'uguale sul 4, ok? Quindi sostanzialmente quando c'è l'uguale, qui è una quadra, qui è un pallino pieno e qui c'è l'uguale, diciamo. Se invece c'è la tonda, significa che è un pallino vuoto. Questa tonda porta a questa e porta alla mancanza del simbolino di uguaglianza sul 2. Ovviamente un insieme non potrebbe anche essere l'unione di più intervalli, quindi non bisogna spaventarci se ad esempio io do, non lo so, un insieme fatto così. Un insieme magari che va da meno infinito fino a 3, unito all'intervallo 4-5, ok? In questo caso la rappresentazione grafica sarebbe fatta così. Avrei il valore 3, il valore 4 ed il valore 5. Allora, questa parte si rappresenterebbe in questo modo e questa parte, essendo tutta con i pallini pieni, vuoti, si rappresenta così. Ovviamente la visione algebrica è sempre per la prima parte sarebbe, scusate, qui c'è un pallino pieno perché c'è la quadra, quindi sarebbe x minore o uguale a 3, oppure x compreso tra il 4 ed il 5. Quindi, diciamo, è tutto abbastanza intuitivo. Oggi, infatti, una cosa, vi dico una cosa sull'infinito, perché poi, per quanto riguarda i limiti, sarà molto importante. Il numero, diciamo, il concetto di infinito, se possiamo pensare che sia un numero, ovviamente nessun numero fa infinito. Un numero che noi possiamo immaginare che diventa sempre più grande tende al valore di infinito, ok? Per questo che è insito il concetto di limite.
Nel concetto di limite è molto importante capire una quantità dove va, non quanto fa. E quindi tutti i valori sempre più grandi tendono al valore magari di più infinito e quelli più piccoli a meno infinito, ma nessun numero sarà uguale a più infinito. Questo cosa vuol dire? Che meno infinito e più infinito non saranno mai dei pallini pieni e meno infinito e più infinito non saranno mai accompagnati da una quadra, cioè una scrittura del genere è intrinsecamente sbagliata perché nessun numero fa effettivamente più infinito. Ok? Quindi l'infinito sarà sempre accompagnato dalla tonda. E allora adesso con questa piccola presentazione siamo pronti a parlare del concetto di maggiorante e del concetto di minorante. Allora, prima di tutto vi dico che praticamente tutti gli insiemi, poi bisognerà fare una piccola cosa sugli infiniti, possiedono sostanzialmente dei minoranti e dei maggioranti. E cosa sono queste strutture qua? Allora, cominciamo a parlare del maggiorante, poi una volta capito cos'è un maggiorante, si capisce anche cosa sia un minorante. Allora, detto in soldoni, i maggioranti di un insieme sono tutti i numeri che sono maggiori o uguali a ogni valore di questo insieme. Mi spiego meglio. Facendo subito un esempio così voi capite. Se io ho un insieme fatto così, e questo è 6, quindi questo è, diciamo, nella scrittura algebrica, x minore di 6 e nella scrittura invece ad intervalli meno infinito 6, i maggioranti sono tutti quei valori che sono maggiori o uguali a tutti gli elementi del nostro insieme. Quindi se voi fate attenzione, i maggioranti sono tutti qua. Ok? Quindi 6 è ad esempio un maggiorante, perché 6 è maggiore o uguale a tutti i valori di questo intervallo, ma anche 7, ma anche 8, ma anche 9, sono tutti i maggioranti di questo insieme. Infatti, così almeno avete capito cos'è un maggiorante, okay? Quindi di maggiorante di un intervallo concettualmente non ce n'è uno, di solito ce ne sono infiniti. Però diciamo che un maggiorante è tale, ok? Quindi un maggiorante esiste, quindi esiste un maggiorante ed esiste se è maggiore o uguale a, attenzione, tutti gli elementi di A, perché ovviamente in questo esempio 5 non può essere un maggiorante perché non è maggiore di tutti i valori di A. Vi racconto una storia. Se 5 è qua, ovviamente non è che poi tra il 5 e il 6 non ci sono dei numeri, c'è anche 5,1, 5,2, ok? Mentre i maggioranti sono tutti più grandi o uguali al valore più grande, ok? Che può avere A. Attenzione ragazzi, qui intanto una domanda subdola è: qual è il numero più grande che appartiene ad A? Allora, questa risposta, questa domanda non ha una risposta, o meglio, come risposta è: non esiste quello che poi definiremo massimo, cioè il numero, diciamo, un valore di A più grande di tutti gli altri, perché ad esempio 6 non appartiene a questo insieme, quindi 6 non è il numero più grande che appartiene ad A. Però capite che uno dice no, 5,9, no, perché poi c'è 5,95, 96, ok? Quindi in questo caso non esiste un numero più grande di tutti gli altri che appartiene a questo insieme, però, e quindi diciamo il primo maggiorante di questo insieme è 6, ok? E
E poi si va avanti. Quindi in questo caso l'insieme dei maggioranti, se volessi rappresentarli in modo grafico, sarebbe 6 fino a tutti i numeri, fino ad infinito. Penso che sia abbastanza chiaro, però vediamo. Quindi attenzione che c'è il maggiore e uguale. Domanda, se l'insieme invece fosse stato così, ok, per quanto riguarda i maggioranti non cambiava assolutamente niente, ok? Cioè l'insieme diventava, ok, così. Però comunque i maggioranti sono tutti numeri maggiori o uguali di tutti gli elementi di A, uguali. E quindi l'insieme dei maggioranti comunque erano tutti numeri maggiori o uguali di tutti gli elementi di A. E quindi era sempre l'insieme dei maggioranti x maggiore o uguale a 6. Beh, vediamo se il concetto di minorante ci spaventa. Nel senso che, cosa sono, ragazzi, secondo voi, i minoranti? Sono tutti quei valori che sono più piccoli o uguali di tutti gli elementi di A. Quindi, diciamo, esiste ed esistono i minoranti se, ok, se questo minorante è minore o uguale di tutti gli elementi di A. Quindi non bisognerà guardare alla destra dell'insieme, ma bisognerà guardare alla sua sinistra. Facciamo un esempio, quindi prendiamo ad esempio, non lo so, un insieme fatto così. Poi chiudiamolo qui. Stiamo tra 2 e 4. E allora io vi chiedo, quali sono i minoranti? I minoranti sono tutti i valori minori o uguali di tutti gli elementi di A. Quindi, ovviamente, per guardare i minoranti io devo guardare di qui, ed è tutta questa fauna di numeri che esistono a sinistra del pallino vuoto di 2, ma attenzione, 2 va bene perché 2 è minore o uguale di tutti gli elementi di A. Quindi se io dovessi diciamo, rappresentare il mondo dei minoranti, sarebbe questo. Sono tutti numeri minori o uguali di 2. Ok? E il minorante più grande è 2. Cosa succederebbe se qui ci fosse il pallino pieno? Niente. I minoranti sarebbero tutti, sempre, diciamo, i numeri più piccoli di 2, perché il minorante è minore o uguale di tutti gli elementi di A. Quindi in questo caso 2 è minorante perché è minore o uguale di 2. Ok? E poi, ad esempio, se qui scelgo 1, 1 è minorante perché è più piccolo di tutti questi valori qua. È ovvio. Ok? Quindi questa, ragazzi, è la definizione di maggiorante e di minorante. E volevo semplicemente dirvi una cosa. Se il nostro insieme possiede dei maggioranti, significa semplicemente che a un certo punto si ferma, ok? E non va più avanti. Allora, se il nostro sistema possiede dei maggioranti, allora si dice, ovviamente, che è superiormente limitato. Perché? Perché è limitato dai maggioranti, ok? Cioè, se il valore più grande, che sia il pallino vuoto o il pallino pieno, è 6, significa che 7, diciamo, è più grande di tutti i valori, ma anche 6,1. Quindi, ad esempio, questo insieme qui, grafica questo qua, ok? Ad esempio, è superiormente limitato da chi? Da tutti i maggioranti. Quindi è superiormente limitato da 7, da 8, da 9, ma anche da 6, ok? Da tutti i suoi maggioranti. Quindi, diciamo, se
esiste almeno un maggiorante, allora il nostro insieme è superiormente limitato, ok? Cioè, se noi possiamo disegnare questo mondo blu, dei numeri che stanno alla sua destra, è superiormente limitato. Se guardiamo, ragazzi, il mondo invece verde, diremo che questo insieme è inferiormente limitato da tutti i suoi minoranti. Quindi, ovviamente, se esiste almeno un minorante, l'insieme si dice inferiormente limitato. Al contrario si dirà superiormente illimitato e inferiormente illimitato. Ad esempio, se noi guardiamo questo primo insieme, ad esempio è inferiormente illimitato, perché non ha minoranti, ma superiormente limitato. Se invece guardiamo questo, vediamo che il minorante possiede sia una fascia di minoranti, ma possiede anche una fascia di maggioranti. Tutti i numeri maggiori o uguali a 4, mentre qui erano tutti i numeri minori o uguali a 2, ok? Mentre qui erano tutti i numeri maggiori o uguali a 6, il mondo dei maggioranti. Ecco, ma un insieme semplicemente come quello sotto, che è sia inferiormente limitato che superiormente limitato, semplicemente lo si chiama limitato, ok? Quindi se un insieme possiede sostanzialmente sia un set di maggioranti e sia un set di minoranti, come nel caso sotto, quindi se è sia questo sia questo, allora semplicemente lo si chiama limitato. Questa cosa, diciamo, non la scrivo, però penso sia abbastanza chiara. E ovviamente c'è un solo insieme che è, diciamo, sia superiormente illimitato che inferiormente illimitato, o meglio, sono tutti quelli che alla loro sinistra hanno il meno infinito e alla loro destra hanno il più infinito. Se ci pensate, non ci sono dei maggioranti e dei minoranti, però attenzione, potrebbe anche questo sistema essere fatto così. Ok? Questo intervallo, questo insieme, è illimitato, anche se non va da tutti i numeri tra meno infinito e più infinito. Però, se noi volessimo avere una visione grafica, allora qui avrei un disegno fatto così. Perché su questo dobbiamo capirci. Vedete, i maggioranti, ad esempio, non potrebbero stare qui. Perché è che questo maggiorante è più grande di questo, diciamo, sottointervallo di questo, ma non è più grande di questi numeri. Quindi, ovviamente, il mondo dei maggioranti dovrebbe esistere qui, ma qui concettualmente esiste solo il più infinito, ok? E il mondo dei minoranti dovrebbe esistere qui, ma di numeri appartenenti all'insieme R non ce ne sono, perché più a sinistra di tutti i numeri più piccoli esiste solo il meno infinito.